Arte Live 2011 a Lecce. È stata una serata ricca di esibizioni di gruppi rock locali fighissimi. Era la finale, quindi si prevedeva chiaramente la vittoria o la sconfitta di qualcuno, solo che non ha vinto nessuno, e questo a causa delle indomite e coraggiose forze dell'ordine, la municipale, che invece di andare nella periferia a sventare qualche furtarello o qualche altra cosa di più grave, non ha meglio da fare che venire per far mantenere quel coprifuoco del decreto comunale voluto dal Perrone, secondo il quale entro l'una bisogna spegnere qualsiasi cosa che riguarda la musica, tipo pure se uno sta cantando sotto la doccia arriva il vigile e ti tranca le corde vocali. Guardate, non so dentro quale cicchetteria abbiamo deciso questo decreto. Comunque questa finale è stata sospesa, non c'è stata più premiazione per questo motivo. Si vede che Perrone prende i voti dagli ospizi, non so, forse nonno Simpson è un suo elettore da anni. Comunque, quello che c'è stato, c'è stato. Io l'ho ripreso e buona visione. Unplugged, sì. Sì, no, quello lo facciamo soltanto per un motivo molto commerciale, cioè per Money, che all'inizio è partita un po', diciamo, come una cosa che somigliava molto, che poi non era in realtà, perché a me non piacciono i Queno Apes. E poi pian piano, quando ho trovato, diciamo, la mia identità, mi sono evoluta, ho trovato quello che mi serviva, quello che mi faceva stare bene per esprimermi al meglio, la mia fede, mentre tutto resta fermo, sarò il suono di un lamento. Non ho armi e non ho altro, non è questo il mio miraggio, sarò fermo quanto basta, lunghi a tutti della stanza. Non ho fame, non ho niente, non è questo il mio presidente, la mia tuta, la mia stento, mentre luce il momento, non ho dato e non ho altro, non è questo il mio miracolo, sarò da un nome da ricordare, semplice, alla portata di tutti. Fermo quanto basta, non ho tesi nella stanza, sarò suono, sarò rapido, sarò frequenza del tuo rock and roll, e sarò super sonico, super sonico. Non ho armi, non ho prede, non è questa la mia fede, mentre tutto resta fermo, sarò il suono di un lamento. Non ho armi, non ho altro, non è questo il mio miraggio, sarò fermo quanto basta, lunghe tesi della stanza. Vale, tutto, cioè.
niente fortunati allora, penso. Sì, esatto. Stiamo lavorando al futuro, diciamo. Bisogna lavorare, probabilmente ancora non è al 100%, siamo delle sì, sì. A Londra a settembre. A Londra? Londra. Ah, ecco. Ad un festival, ancora ignoto, però. È un festival. Come vesti di rifare la realtà italiana? Guarda, molto poco, perché siamo dell'opinione di non voler sporcare l'arte con la politica. Quindi cerchiamo di tenerci lontani, anche se molte volte devi, purtroppo. Cioè, sì, capita, è accidentale. Inconsciamente ne sei vittima. Bellissima Eleonora. Sì, anche bellissima anche lei. La batterista più bella che si possa trovare. È vero. Sono trovato l'opportunità di trovarla nel Salento, in Lecce. No! Comunque di suoni nuovi, fusioni di generi tipo elettronica, post rock, sì. E quindi ci divertiamo in questo modo. Sì. Abbiamo deciso di iniziare così e andiamo avanti. Poi in futuro ci potrebbe essere qualche collaborazione, però quello lo porta alla vita, cioè in senso non si può anticipare adesso quello che succederà in futuro. Di momento ancora no, però speriamo. Stiamo pensando di registrare dopo questi concerti così qualcosa, però ancora sono idee bozzate così. You forget your mother, fighting for your love again, walking with the danger, find your face and kiss the earth. All the world is changing, the story of the others, and dancing to the other side. You commit to the border, and fight until the end of life. E questi sono i Play on Tape, che purtroppo per la buriana di gente, la confusione che c'era, li ho persi di vista. Comunque li conoscerete presto, perché ho intenzione di fare un'intervista con loro, solo con loro. Godeteveli. Everybody has fun, everybody's lover, people recognize your love. All is in danger, the story of the others, adapting to the other side. You came into the border. I Play on Tape, loro
con la New Wave hanno portato un po' di cultura post-punk di Ian Curtis qui nel Salento. Io credo che dovremmo essere grati per aver variegato in questo modo così alternativo e diciamo non usuale la scena rock salentina. Questi sono invece i Secret Window, un gruppo rock dal nome molto kinghiano, che ci hanno deliziato con un pezzo alla Muse per cominciare. Anche con loro non sono riuscito, causa macello e folla, a fare un'intervista, ma comunque spero di accalappiarli presto e fare anche con loro un'intervistina breve così.